Buongiorno a tutti, appuntamento domenicale dedicato interamente alla geopolitica e proponiamo, come avrete visto dall'introduzione di questo articolo, un'intervista con la dottoressa Valentina Colombo che ci parlerà di Stato islamico. Andremo quindi ad approfondire questo argomento che balza praticamente tutti i giorni sulla cronaca dei principali mainstream media, lo sappiamo sulle testate giornalistiche piuttosto che nella televisione. Quindi partiamo con la prima domanda. Dottoressa Colombo, ci dica, ci spieghi cos'è in realtà lo Stato islamico? Beh, dobbiamo iniziare probabilmente con il nome stesso del sedicente califfo dello Stato islamico, perché il nome stesso che lui si è scelto è un nome che rappresenta il programma dello Stato islamico. Questo signore ha deciso di chiamarsi non solo con il nome Abu Bakr al-Baghdadi, con il quale noi siamo soliti chiamarlo, ma si è scelto un nome, possiamo dire un nome di guerra, perché non è il suo vero nome, che è il seguente: Abu Bakr al-Husseini al-Quraishi al-Baghdadi, quindi un po' più lungo rispetto a quello che noi conosciamo. Ebbene, perché si è scelto questi nomi? Si è scelto questi nomi per un motivo ben preciso, perché Abu Bakr è il primo califfo che è succeduto a Maometto. Quindi Abu Bakr al-Baghdadi, che ha, il 29 giugno dell'anno scorso ha proclamato il ritorno del califfato, nel suo nome fa riferimento all'inizio del califfato, quindi ad Abu Bakr, il primo califfo ben guidato, il primo successore di Maometto. Tra l'altro, primo successore che governa solo 2 anni, e che è l'unico dei quattro califfi ben guidati a morire di morte naturale. Questo che cosa sta a indicare? Sta a indicare che sin dall'inizio la successione a Maometto è stata problematica ed è stata la causa anche di quello che è stato il grande scisma, il primo grande scisma all'interno dei musulmani, quello tra sunniti e sciiti. Non a caso, il secondo appellativo che Abu Bakr al-Baghdadi si sceglie è al-Husseini. Al-Husseini fa riferimento al-Hussein, ovvero uno dei due figli di Ali, cugino e genero di Maometto, che è il capostipite degli sciiti. Quindi questo significa che il messaggio di Abu Bakr al-Baghdadi è un messaggio universale, che si rivolge a sunniti e a sciiti. Poi l'altro nomignolo che si sceglie è al-Quraishi, ovvero appartenenti alle tribù dei Quraishiti, che era la tribù di Maometto, in quanto diciamo, la teoria classica del califfato prevede che il califfo debba assolutamente appartenere a questa tribù. Quindi ribadisce il nostro sedicente califfo che lui apparterrebbe ovviamente anche alla tribù di Maometto. L'ultimo appellativo al Baghdadi fa ovviamente riferimento al Baghdad, che rappresenta l'apogeo del califfato, l'epoca dell'oro del califfato durante l'impero abbaside. Quindi che cosa significa? Significa che Abu Bakr al-Baghdadi, ad un certo punto, lui è un personaggio, tra l'altro, che ha una storia ben precisa. Lui nasce tra le fila di Al-Qaeda, ne esce, oggi si contrappone di fatto allo Stato islamico a Al-Qaeda. Decide di proclamare il ritorno del califfato, che si rivolge, come lui ha ben precisato nel messaggio del giugno 2014, a arabi e non arabi, a bianchi e neri, a orientali e occidentali, a caucasici, indiani, egiziani, americani, australiani, per cui lui si rivolge a tutta la umma, no? Perché tra l'altro nell'ideologia del jihadismo e dell'estremismo islamico, in teoria tutto l'universo è composto da musulmani, semplicemente sono persone nate musulmane che durante, per via di un ambiente circostante, per via di tradizioni altre, in questo momento sono cristiani, ebrei o quant'altro.
Quindi il suo è un messaggio universale. Qual è il grande scarto? Il grande scarto rispetto a Al-Qaeda è che Abu Bakr al-Baghdadi ha un territorio. Tanto che lui nel messaggio del 2014 invita tutti i musulmani a compiere l'Egira, la migrazione verso lo Stato islamico. Questo è, cioè lo Stato islamico o sedicente Stato islamico del sedicente califfo Abu Bakr al-Baghdadi è un'entità legata all'ideologia jihadista che ha appunto un territorio la cui mira, il cui obiettivo oggi è più limitato a tutta l'area, diciamo, del bacino del Mediterraneo e medio orientale, mentre Al-Qaeda è più libera da questo punto di vista, perché Al-Qaeda non ha, confini, è una galassia, ma, quello che va ricordato è che appunto è, un'entità territoriale con delle succursali in franchising, come vediamo nel Sinai, in Egitto e come stiamo purtroppo osservando in Libia, che agiscono di conseguenza e che si sono schierate con il sedicente califfo. Per cui oggi possiamo dire che il mondo jihadista è diviso prevalentemente in due blocchi, il blocco dello Stato Islamico e il blocco di Al-Qaeda. E questi due blocchi jihadisti si contrappongono per la conquista del califfato ad altre realtà legate all'estremismo islamico, quale ad esempio l'organizzazione dei Fratelli Musulmani. Molto bene, abbiamo evidenziato anche le differenze con Al-Qaeda. Parliamo ora di impatto mediatico e propaganda. Cosa ci può dire sul metodo di propaganda tipico dello Stato islamico e che bacino di utenza va ad interessare questo tipo di propaganda? Ma lo Stato islamico va a cercare le sue reclute soprattutto al di fuori o perlomeno non soltanto nel mondo arabofono. Basta guardare la rivista dell'ISIS, basta guardare Dabiq, che è una rivista patinata, una rivista con una grafica impeccabile ed è una rivista in inglese. Che cosa significa? Significa che se io scelgo in un contesto jihadista, in un contesto islamico, di scrivere in inglese, significa che io mi rivolgo non solo agli occidentali che l'arabo non sanno, ma io mi rivolgo anche alla maggior parte del mondo islamico che arabofono non è. Teniamo presente che all'interno del vastissimo mondo islamico che conta oggi perlomeno 1 miliardo e 700 milioni di persone, solo il 17% è arabofono. Quindi nel momento in cui io scelgo come lingua veicolare l'inglese, significa che io voglio andare ben oltre al mondo arabofono. I social network ovviamente sono fondamentali. Teniamo presente che qui abbiamo una grossa differenza con Al-Qaeda. Se noi andiamo a vedere quella che è la rivista storica di Al-Qaeda, South Al-Jihad, era una rivista che nasceva prevalentemente in arabo, che veveniva diffusa all'epoca, ovviamente non esisteva ancora Facebook, non esisteva ancora Twitter. Ma veniva diffusa in forum chiusi, prevalentemente chiusi, per cui veniva veicolata soltanto all'interno di un certo ambito. Oggi invece l'ISIS ha un messaggio anche in questo universale, cioè l'ISIS nel momento in cui manda in rete i propri messaggi, la propria rivista e quant'altro, si rivolge al mondo intero, tanto che si sa, non solo sono partiti tanti europei, tanti occidentali, ma ci sono anche persone all'interno dell'ISIS che non possono essere definite nemmeno convertite all'Islam. Cioè, l'ISIS è riuscito a convertire persone alla propria ideologia perversa e
E questo è un dato di fatto molto importante, perché riesce a reclutare anche all'interno di diciamo, ambienti che non possono essere definiti islamici. Rimaniamo sempre in tema di impatto mediatico. L'estrema violenza proposta nei video di propaganda dello Stato islamico ha causato reazioni che sono sotto gli occhi di tutti. In primis abbiamo visto quella della Giordania. Può questa, appunto, questa estrema violenza mettere in contrasto lo Stato islamico con frange più moderate dell'estremismo islamico? Beh, non dimentichiamo innanzitutto i 21 copti che sono stati uccisi in Sì, Libia certo. e la cui esecuzione io, diciamo, mi sono risparmiata di vederla, ma è stata messa in rete. Quindi, diciamo, questa immagine violenta, che è un'espressione di forza, no? È l'ISIS che dice: io posso fare tutto e il limite non è ancora raggiunto, il limite massimo. Ovviamente è una modalità che fa assolutamente il gioco, ed è proprio fare il gioco, del cosiddetto estremismo moderato. Allora, noi troviamo in ogni dove dichiarazioni di realtà islamiche, per esempio legate, affiliate al movimento dei fratelli musulmani, che viene molto spesso definito moderato, ma è moderato in un senso diverso rispetto a quello che intendiamo noi. La loro moderazione è semplicemente un pragmatismo, è una gradualità nell'ottenere i risultati, inizialmente senza la forza, ma qualora sia necessario la prevedono ben chiaramente. Ma la presenza dell'ISIS fa sì che queste realtà, che sono a lungo termine altrettanto, diciamo, pericolose, ma le fa risultare moderate. Quindi possiamo dire che la violenza dell'ISIS fa un favore straordinario a chi da sempre vuole apparire moderato, ma moderato non è. Stato islamico e strategia economica. Abbiamo visto le truppe dell'ISIS posizionarsi sempre in punti molto particolari durante i loro attacchi. Pensiamo al recente attacco mosso dalla Libia, abbiamo visto le forze armate dell'ISIS che si sono collocate nella Sirte come primo punto di impatto. La Sirte è appunto una zona che si trova nel centro di due importanti realtà produttive di petrolio. Quanto è importante la strategia economica nella linea di condotta dello Stato islamico? Ma la risposta è nella domanda stessa. L'ISIS, diciamo, ha occupato da subito in Iraq, in Siria, la Libia. Sappiamo benissimo che l'importanza della Libia dal punto di vista, appunto, economico e commerciale, proprio per quello che lei ha appena descritto. Quindi l'ISIS ha occupato posizioni, da sempre posizioni molto strategiche. Se noi andiamo a vedere, per esempio, in Iraq e in Siria, dove di fatto l'ISIS si è insediata e si è stabilizzata, sono tutte località chiave o dal punto di vista economico o dal punto di vista strategico, nel senso delle comunicazioni. Quindi le mosse dell'ISIS non sono mai a caso, e quindi è chiaro che in tutto questo contesto la parte economica è fondamentale. Non dimentichiamo però che una delle fonti principali di introiti per l'ISIS sono anche i riscatti, no? Pagati dall'Occidente o da altri stati a fronte della liberazione di prigionieri. Noi sappiamo che l'ISIS è anche uno stato che paga i propri soldati. Quindi, se ritorniamo anche a quanto si diceva all'inizio, diciamo, a soldare dei soldati in un periodo, per esempio, di crisi
economica è molto più facile. Ci sono i mercenari anche lì. Quindi diciamo, tutto quello che sta accadendo non può essere letto se si vuole escludere, e non può essere compreso se si vuole escludere appunto il lato economico che è chiave. E chiaramente la Libia, sappiamo benissimo quanto sia importante dal punto di vista economico, tanto che subito dopo lo scoppio della cosiddetta primavera araba, invece di andarsi all'Occidente in prima persona, alla Francia, invece di andarsi a occupare della Siria, che stava assistendo all'inizio di una rivolta civile e popolare, ci si è occupati immediatamente della Libia, dove di fatto sì, c'era un dittatore, ma non stava ancora accadendo nulla di particolare. Quindi la Libia è assolutamente uno di quei paesi che interessano a tutti, e non certo per riportare la giustizia, come sostiene il sedicente califfo al-Baghdadi. Molto bene. E ora, conquisteremo Roma. Si tratta di un marketing d'immagine o di una minaccia concreta? Ci dica il suo parere. Ma allora, la questione dell'attacco a Roma, la conquista di Roma, fa parte dell'immaginario islamico, dell'immaginario soprattutto di un contesto jihadista islamico, a fronte di un detto di Maometto in cui si parla di conquista di Roma. Di conquista di Roma ne parlano anche i grandi predicatori dei Fratelli Musulmani. Yusuf Qardawi dice tranquillamente, l'ha sempre detto, ci sono filmati, video. A riguardo, dice: noi conquisteremo Roma. La grande differenza con l'ISIS è che Yusuf Qardawi e i Fratelli Musulmani dicono: la conquisteremo dal basso, attraverso la democrazia, ma la conquisteremo. E quindi la minaccia, quella simbolica, no, nei confronti dell'Italia e di Roma, io la vedo meno possibile. Ovviamente noi sappiamo che le centinaia di persone che sbarcano ogni giorno sulle nostre coste, oggi come oggi, si può infiltrare di tutto. Questo è un dato di fatto, per cui quello è il vero pericolo. Quindi Poi, come è stato il caso della Francia, come è stato il caso anche di Copenaghen, teniamo presente che il fenomeno del lupo solitario è da tenere sempre presente, ed è molto difficile da intercettare. Per cui anche in questo lanciare un messaggio da parte dell'ISIS, da parte di qualsiasi altro contesto jihadista, e dire conquisteremo Roma, chiaramente non può farci escludere che ci siano persone ideologicamente schierate con questo contesto che non decidano di agire indipendentemente. siamo giunti alla fine di questa intervista con la dottoressa Valentina Colombo, che ringrazio personalmente per la grande disponibilità dimostrata nei confronti di Commodities Trading nel concederci questa intervista. Grazie a voi per la vostra attenzione e buona domenica a tutti.